ragazzi! Ciao! Benvenuti in una puntata di Cucina col Pazzo! Oggi con la Rita che si fa? Il plin. C'è lui che è più... Non mi dà colpo. Allora, la Rita ha già fatto il brodo, che si chiama brodo. Poi serve farina per fare la pasta, olio, uova, parmigiano, rosmarino e aglio. Per la carne ho usato vitello, maiale e coniglio, sale e pepe, noce moscata e burro. Allora, tanto pulisco l'aglio. Io metto nella padella un goccino d'olio, un pezzetto di burro. Già faccio senz'olio. Tutti e due? Sì. E poi ci mettiamo un rametto di rosmarino che spezzo in due e lo andiamo a far sciogliere. Ora che è sciolto il burro ci si aggiunge la carne. Scusate, stava per partire il piatto. Ecco, e si fa rosolare già un po' di salatura. Allora, ora aggiungo il brodo. E lo facciamo cuocere per circa un'ora, aggiungendo il brodo di tanto in tanto se vediamo che finisce. La nostra carne dopo un'ora è pronta. Il sughino lo lascio, che dopo lo filtrerò, servirà per fare, per condirci i nostri plin. Ora tanto la vado a tagliare a pezzetti che dopo andrà messa nel mixer. Vedete, la nostra carne è cotta. La taglio a pezzi e la faccio raffreddare. Allora, nel mentre fredda la carne vado a filtrare il sughino che è rimasto dalla nostra carne. E ci vado dopo ad aggiungere le verdure del brodo. Dopo che li abbiamo lessati, si passano un po' in padella per aggiungere al pieno. Sì. Preparate la carne, ora si mette le e si cosa? Si trita. Abbiamo una piccola tritata e poi andremo ad aggiungere gli altri ingredienti. Adesso la mamma aggiungerà un po' di parmigiano. Io nel frattempo aggiungo gli spinaci. Le arriva. Poi andiamo ad aggiungerci un po' di noce moscata, pepe, sale. Io non eviterei perché essendoci già la carne che abbiamo già salato. E andiamo a metterci una o due uova a seconda di quanto impasto fate. Vi consiglio di mettercene una alla volta e poi vedere se aggiungerne un'altra. Adesso vado a fare la nostra pasta all'uovo. 400 g di farina. Andiamo a fare la nostra fontanina e ci andiamo a mettere 4 uova. In poche parole, ogni 100 g di farina un uovo intero. Vado ad aggiungere un pizzico di sale. Vado a sbattere per prima i nostri uova e poi piano piano andrò a prendere la farina della fontana. Ecco, adesso andiamo a unire anche la farina e ora andremo ad impastare con le mani, là, facendo riprendere bene tutta la farina. Quando la nostra pasta sarà pronta, la impellicoliamo e la lasciamo riposare per circa 30 minuti. Ecco, la nostra pasta è pronta e ora la andiamo a spianare. Le prendiamo un pezzetto alla volta e la spianiamo. Un goccino leggero di farina, tanto per non far attaccare al nostro piano, e andiamo a spianare. Ecco, la pasta è pronta, ora ho preso il sacco a poche e vado a fare una linea lunga lasciando un po' di bordo di pasta. E vado a fare una striscia lunga tutto il nostro impasto. Ora che ho fatto la striscia, vado a
rovesciare il nostro clean, faccio aderire bene lasciando un po' di bordo, e poi semplicemente vado a fare così con i diti. Con il nostro disco spianato, ora con l'aiuto del sac à poche vado a fare delle piccole palline di impasto, lasciando un po' di spazio fra una pallina e quell'altra. Così. Poi prendo l'impasto, lo vado a girare e vado a fare dei pizzicottini con la pasta, con le dita, fra una pallina e l'altra, scusate. Così. Andiamo per bene a togliere l'aria. Con questo attrezzo vado a togliere un po' di pasta in eccesso. Così. Bravo. E adesso vado a tagliare i nostri pin, dandogli anche un po' di rotondità. Allora, ora si prendono le carote e si mettono dentro. Sedano. In poche parole, le verdure del nostro brodo vegetale le andiamo a frullare. E poi aggiungeremo a questo, che è il fondino della nostra, che è rimasto della nostra carne. Sarà sicuramente un po' complicato frullarlo, vi consiglio di aggiungerci un goccino di brodo vegetale. Si aggiunge al nostro sughino. Si aggiungerà un goccino di brodo vegetale. Deve venire così la consistenza. Intanto abbiamo messo l'acqua al fuoco. Si prendono i nostri plin e le andiamo a cuocere in acqua salata. Allora, i ravioli sono pronti, si scolano, si mettono nel sughino e si fanno saltare. Ecco a voi i plin, pazzo e mangiato.